Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Pietro VRN. Oggi ragazzi si torna nuovamente qui su Farming Simulator 22, come sempre nella usata map. Ragazzi, oggi sarà un episodio in cui mi dividerò tra due attività in particolare. Nel frattempo volevo mostrarvi ragazzi alcune novità degli ultimi 2 mesi che non vi ho portato sul canale perché ovviamente mi do da fare, però non vi posso portare ovviamente tutti gli episodi tutte le mie attività in privato, ma giusto qualche novità ve la porto comunque. Innanzitutto, come potete vedere, ho deciso poi attraverso quel tesoretto che avevo accumulato con la silvicoltura nel precedente gameplay che vi ho portato. Mi sono occupato, ragazzi, di fare alcuni investimenti e quindi ho acquistato finalmente il 180-90, come potete vedere. L'ho messo subito al lavoro, ho già accumulato qualche ora di attività. Poi, ragazzi, ho acquistato alcuni capannoni nella zona della silvicoltura. Mi serviranno poi per un mio discorso che vorrei affrontare più avanti, e cioè quello di stoccare lì le mie balle che andrò a fare dai miei campi. Questo è invece un campo nuovo che ho acquistato per la modica cifra di circa 20.000 euro e l'ho già coltivato, seminato ad erba ed è pronto per la raccolta. Oggi infatti mi occuperò di falciarla e fare un po' di fienagione, ma non sarà l'unica attività di oggi perché come potete notare le olive già hanno prodotto i primi bancali e oggi vorrei fare anche una vendita di olive. Vediamo un po' come dividermi, ragazzi, perché vorrei portarvi oggi due attività. Io direi di cominciare a caricare qualche bancale nel pianale, poi mi dedicherò al campo in erba. Ecco, e allora fermiamoci qui, ragazzi. Devo fare ovviamente tutto, tutto da solo. E allora mi affido come per caricare questi bancali al Manitou. Io credo e non ho ragione di credere il contrario, che sia uno dei mulettini più pratici in assoluto, e anche nella usata map userò esclusivamente il Manitou. E allora sono bancali, ragazzi, da 1000 litri di prodotto cada uno. Ovviamente, ragazzi, come potete notare, appena ne tolgo uno, già ne spawna un altro, proprio perché chiaramente si sono accumulati un bel po' di bancali anche nel magazzino. Quindi è arrivato il momento, ragazzi, di vendere qualcosa e cominciare ad incassare, ovviamente, perché si fanno diverse attività, ma è arrivato il momento anche di incassare. Ok, un piccolo momento di difficoltà, ma ci sta, ragazzi.
Bisogna solo prendere un po' la mano e poi chiaramente tutto procede senza problemi. Cercherò, ragazzi, di essere più preciso possibile, ma anche di unirli un po' questi bancali, perché non so esattamente quanti bancali andrò a recuperare, ma ho intenzione di fare una bella vendita, ragazzi. E qua anche questo è andato. Volevo anche informarmi di una cosa. In pratica, ho deciso di trasformare questi posizionabili da cui traggo in pratica questi olivi in una produzione che richiede anche semi e fertilizzante. Quindi che cosa ho fatto, ragazzi? In pratica ho switchato per la produzione sì di bancali di olive, però aggiungendo sia una piccola quantità di semi e una piccola quantità di fertilizzante. Questo che cosa significa? Che contrariamente a quanto pensavo, che alla fine non sarebbe stato conveniente, invece lo è. E come? Perché non mi rendevo conto del fatto che l'inserimento sia di fertilizzante che di semina, aggiunta ovviamente anche all'acqua, mi raddoppiava il ciclo di produzione, ragion per cui i bancali sono chiaramente schizzati alle stelle a livello di produzione, quindi ne è valsa la pena, ragazzi, investire anche nel caricare questo magazzino di semi e fertilizzanti per fare aumentare la produzione. A vedere se c'è spazio, no, mi devo girare, ragazzi. E allora andiamo a mettere chiaramente i nastri. Perfetto. Vediamo un po'. Ok, direi che così va bene, ragazzi. Almeno peggio, però. E allora, prendiamo nuovamente il mulettino. Chiaramente mi dividerò nel caricare
bancali da ambedue le produzioni, giusto per liberare un po' il tutto. Me ne sto occupando ora, ragazzi, perché poi mi concentrerò sulla falciatura dell'erba e poi in ultimo la vendita. Ok. Questo, ragazzi, è lo stesso carrellino che utilizzavo, vabbè, qui un pochettino spostato, ma non fa niente. Ripeto, questo è lo stesso carrellino, ragazzi, che utilizzavo in un'altra mappa, nella The Old Stream Farm. Mi ero trovato bene, quella volta mi serviva per caricare bancali di miele, ma questa volta lo utilizzerò per caricare bancali di olive. Ok, mettiamo il nastro, andiamo a prenderne un altro. Carichiamo. Nel frattempo, ragazzi, che mi muovo, potete vedere le attrezzature che andrò ad adoperare subito dopo aver caricato le olive, e che andrò ad adoperare poi per fare la fienagione. Eh no, ho allargato un pelino, ragazzi. Adesso sì, più o meno, più strettini. Via. Mettiamo il nastro anche qua. Chiudiamo anche questo bene. E via. Nastro, questo no, altrimenti potrei avere dei problemi nel caricare l'ultimo bancale. In teoria dovrebbe essere, ne dovrebbero rimanere due per parte. Sul trigger. Infatti.
farò solo questo carico, non andrò a mettere ulteriori bancali. Mi accontento di questa vendita. E allora chiudiamo qua. Mettiamo i nastri. Perfetto. Riposiamo il mulettino al suo posto. Mi servirà in un'altra occasione, ma chiaramente in privato. E allora spegniamo tutto. 180. Rimettiamo bene i nastri anche sopra. Spostiamoci. Usciamo. E attendiamo qui, ragazzi. Poi mi occuperò della vendita. Perfetto, via. Spegniamo tutto. Dunque, mi serve lo stair. Eccolo qua. Accendiamo luci e quant'altro. E allora andiamo a staccare qui il peso. E andiamo a falciare l'erba. Ovviamente ho preso le canoniche falciatrici della Kuhn, sia quella posteriore e quella anteriore, per falciare questo campo. Poi il resto delle attrezzature le avete viste già all'interno di quel piccolo recinto, di quel piccolo steccato. Ok. E allora abbassiamo, accendiamo, dispieghiamo anche quella posteriore, andiamo ad abbassare. Dobbiamo anche accendere. Perfetto, via. E si comincia, ragazzi, a falciare. Nelle mie intenzioni, ragazzi, sto cominciando a valutare ovviamente l'avvio di un bestiame, quindi ho acquistato, ripeto, questo terreno che in precedenza era coltivato a patate, non aveva neanche fatto il primo ciclo di crescita, quindi era un campo ancora buono. Ho semplicemente interrato tutto, arato e fatto le normali manutenzioni del caso, e poi ho riseminato tutta l'erba. Ripeto, sfrutterò innanzitutto questo campo oggi per fare fienaggione, poi uno degli altri campi che ho in farm sono quasi pronti per la raccolta, ma non ancora disponibili. Uno a sorgo, uno ad avena, comunque farò paglia da uno di quei campi per cominciare a stoccare anche della paglia. Poi ci sarà la ricrescita, cercherò di fare anche insilato e quando avrò, diciamo, tutti gli ingredienti fondamentali, comincerò ad occuparmi attivamente del bestiame bovino.
Mi servivano, ragazzi, anche dei capannoni dove stoccare le balle, perché qui in farm, ragazzi, non c'è spazio né per costruire qualcosa né per poter neanche lontanamente occupare un campo, non è il caso proprio. Quindi ho deciso di sfruttare quello spazio che avevo ricavato della zona della silvicoltura per piazzare un paio di capannoni che, ripeto, mi serviranno per stoccare successivamente in futuro le balle e per fare poi eventuale razione mista, eccetera. Ok, direi che ho completato la falciatura, devo solo fare giusto gli ultimi ritocchi. Ok. Andiamo a richiudere. E allora, stacchiamo prima questa. Poi questa. E adesso volta fieno, ragazzi. Per il volta fieno si va sempre di Kuhn. Ho scelto questo piccolo volta fieno qui. Devo prendere il peso però, ragazzi. Ok. Perfetto. E quindi si torna finalmente a lavorare l'erba su un mio campo, quindi non per quanto riguarda un lavoro con toterzi. Ed era l'ora, ragazzi. Ho individuato chiaramente il terreno che potesse essere congeniale, anche in merito ad al rapporto qualità-prezzo, e quindi ho deciso di sfruttare questo terreno adiacente alla farm, che, ripeto, costava veramente pochissimo. Quindi
ho deciso di investire 20.000 euro circa per convertirlo ad un campo in erba. Oggi, ripeto, farò fienagione, poi in futuro si vedrà. Ok, andiamo a richiudere. E adesso si va di ranghinatore. Anche questo ranghinatore, ragazzi, lo avevo adoperato in una precedente serie, mi sono trovato bene e ho deciso di riproporlo anche qui. Sono, ragazzi, un tradizionalista, nel senso che mi trovo bene con qualche attrezzatura e me la porto volentieri. Tra l'altro è piccolina, quindi si sposa benissimo con il carattere old, diciamo, di questa mappa e via. Ranghinatore da 6 metri, pratico ed economico. Andiamo a crearci queste andane, poi le andrò ad imballare. Ok.
lavorato parecchio anche lo stair, mi devo decidere prima o poi a fare un po' di manutenzioni e soprattutto anche il rifornimento. Ma ci penserò dopo, ragazzi. Oggi lavoro, quindi oggi due attività. Una di guadagno, chiaramente, perché la vendita di quei bancali comunque mi darà. Ops! Ripeto, la vendita di quei bancali mi darà comunque un po' di liquidità che serve. Andiamo a completare la fase di ranghinatura con quest'ultima striscia. Ho Perfetto, richiudiamo, spegniamo. E parcheggiamo. Direi di metterlo qua, ragazzi. Temporaneamente, poi lo andrò a riconsegnare tutto. E allora ragazzi, mi serve adesso chiaramente stacchiamo il peso, l'imballatrice, anche questa a noleggio come tutte le attrezzature che vedete qui per questo scopo. Ho preso questa imballatrice chiaramente per balle tonde, questa della New Holland, questa piccolina. Domani qualcosa l'acquisterò. Ma per il momento si fa solo economia. Avevo anche pensato, ragazzi, di sostituire anche questo silos. Ho già in mente quale silos andare a piazzare, un silos multifrutti piccolino, non quello che di solito uso sempre in ogni serie, ma uno alternativo. Ma questo lo vedrete dopo. Per il momento però non posso affrontare questa spesa perché costicchia un po', però ne vale la pena a mio avviso. E allora andiamo chiaramente a accendere, dispiegare questa imballatrice e via. Andiamo a fare le prime balle di fieno qui nella usata map. Ok, scarichiamo anche questa e via. Ok,
Stop. Scarichiamo. Richiudiamo e via. Andiamo qui. Chiaramente ragazzi non possiamo pretendere tante balle, però è un'azienda ragazzi a conduzione familiare, ecco. Però ci accontentiamo. Scarichiamo. Non so se riuscirò a farne un'altra, ma ci proviamo. Mi sa di no. Vabbè, non importa, ragazzi. Io direi di spegnere adesso anche questo macchinario. Stacchiamo. E vediamo un po', ragazzi. Sono più o meno 1, 2, 3, 4. Quattro balle più o meno, ragazzi. Non tante, mi aspettavo qualcosina in più, però per iniziare, ragazzi, direi che va bene. Poi eventualmente un altro po' di fieno a giorno lo farò magari su un campo alternativo, però ragazzi, per iniziare direi che va bene. E a questo punto mi occupo, ragazzi, di un'altra cosa. Ho lasciato il 180-90 chiaramente qui, perché devo andare a vendere questi bancali di olive. Questi bancali di olive, ragazzi, l'unico punto vendita è il silos ferroviario Colonia, per intenderci, ed è proprio al silos ferroviario che mi sto recando con questo carico di bancali di olive. Sono esattamente, ragazzi, 10 bancali, quindi 10.000 litri di olive. Dovrebbe venirmi fuori un buon incasso comunque, a prescindere, ragazzi.
Prima però di andare all'interno del silos, volevo mostrarvi alcuni lavoretti, ripeto, che sto facendo in ottica bestiame. Come potete vedere, questo è lo spazio della silvicoltura, ormai libero da buona parte di olmi e abeti che ne contornavano un po' questa parte, questo mini lotto che avevo acquistato. Ho pensato, ragazzi, di piazzare questi due capannoni dove andrò poi a stoccare le balle che andrò a preparare. E chiaramente anche a preparare in loco la razione mista. Quindi ho approfittato, ragazzi, della vendita di queste olive che si trova qui nei dintorni per fare una capatina, una veloce sbirciata in questa zona in cui, ripeto, ho allestito questi due capannoni. E allora vediamo un po', ragazzi. Il silos si trova esattamente nelle vicinanze, se vi ricordate bene, della segheria. In questo caso però non andiamo giù alla segheria, ma andiamo a sinistra, ed esattamente qui all'interno. Questo è il silos del treno. Ok, andiamo a svuotare il tutto, anche l'ultimo bancale. Perfetto, e abbiamo venduto tutto, o perlomeno abbiamo scaricato nel silos, ecco, per la precisione. A questo punto devo, ragazzi, andare a occuparmi del noleggio del treno. E il noleggio del treno, ragazzi, si trova qua, se non ricordo male. Vediamo, no, da questa parte. Sì, eccolo qua, semi nascosto, ma è qui, eccolo qua. Ovviamente mi serve la finestrella d'aiuto per, eccolo qua, quindi poi andrò a restituire il treno, quindi arriverà tra 1,5 km, quindi tra poco, ragazzi, arriverà. Questo è uno dei tanti giocattolini dei collezionabili, che non me ne frega niente, però se volete, su questa mappa ce ne sono ben 50, e ognuno di loro chiaramente sono soldini per chi colleziona. Ma aspettiamo un minuto l'arrivo del treno, come di consueto. Nel frattempo io, ragazzi, vado a riprendere il 18090 con il suo carrellino che avevo lasciato qui nelle vicinanze, perché volevo accertarmi di dove fosse esattamente il noleggio del Colonia, del treno. Ok, si sono chiuse le barriere, quindi sta arrivando il treno. Eccolo qua, perfetto. Questo lo posso anche togliere. Saliamo sul treno. Carichiamo. In questo caso olive. Perfetto.
A questo punto, ragazzi, ci facciamo un bel viaggetto perché devo andare nella stazione di vendita che si trova lungo questo binario, quindi devo procedere un po', ragazzi. Che dovrebbe essere qua, se non ricordo male. Andiamo ancora più avanti, allora. Ne approfittiamo anche per dare una sbirciata un po' ai connotati. Perfetto, qui il treno si dirigerà verso Colonia e tornerà dall'altro lato. Vuoi che il treno venga qui? Sì. Ragazzi, 15.754 euro. Devo dire che posso ritenermi soddisfatto. Abbiamo fatto anche un buon incasso. E a questo punto io mi switcho chiaramente nel 180-90. Devo fare una cosa, ragazzi, chiaramente. Andiamo a restituire. Ah no, già automaticamente lo fa, perfetto. E torniamo in farm. Chiaramente, ragazzi, avrei anche potuto scegliere di guadagnare un po' di più da quelle olive, magari inserendo una produzione, però ho scelto di fare una vendita diretta del prodotto appena ottenuto in quei bancali. Che comunque ha fruttato un bel po', ragazzi, quindi posso ritenermi sinceramente molto soddisfatto. Allora, io direi di fermarmi qui anche per oggi. Scendiamo dal 180-90 e facciamo i saluti. Ragazzi, spero che anche questo episodio qui nella Usada Map vi sia piaciuto. Io oggi vi invito come sempre a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ragazzi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia, ciao ciao ciao!